ciao a tutti! Allora, oggi vi mostro come ho realizzato queste semplicissime scarpe da notte. Sono le più semplici in assoluto che ho realizzato, infatti vi ho fatto un video tempo fa con un paio realizzate all'uncinetto, però con tantissime diminuzioni. Queste invece sono sempre realizzate all'uncinetto, però senza diminuzioni e quindi facilissime. Si usa solamente la maglia bassa e la maglia a costa, quindi sono davvero davvero semplici. Come vedete piacciono anche alla Sofia mia. Quindi vi lascio subito al procedimento e vi mando un bacio. Ciao! Prendo un filato medio sottile, questo è un metallana metà acrilico che si lavora con un uncinetto 2,5-3. Io andrò a prendere un uncinetto 3,5 in modo che la lavorazione risulti più morbida. Iniziamo lavorando a coste, facciamo 24 catenelle, quindi faccio il mio cappietto, inserisco l'uncinetto e vado a realizzare 24 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa lunghezza basta per fare un piccolo risvolto. Se volete potete farla più stretta oppure più alta. Andiamo a lavorare a maglia bassa. Saltiamo l'ultima catenella, entriamo nella successiva e lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo nella successiva ancora e lavoriamo una maglia bassa. Ancora nella successiva e una maglia bassa. Questo per tutto il giro. Arrivata alla fine, giro il mio lavoro, faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare solo ed esclusivamente nella catenella dietro. Quindi al posto di prendere tutta quanta la mia maglia bassa, vado a prendere solo la parte retro e faccio una maglia bassa. Questo significa lavorare a coste, quindi prendo solo quella dietro e faccio la maglia bassa, ancora la catenella solo dietro e faccio la maglia bassa. Devo procedere in questo modo per tutto il giro e per altri giri a seguire, tanto da poter coprire tutta quanta la mia caviglia. Quindi se non siete molto sicuri fate delle prove, altrimenti realizzate un tot di passaggi, io vi dirò quanti giri ho realizzato, affinché le vostre scarpe possano essere universali, quindi una specie di taglia unica, visto che comunque questo tipo di maglia è abbastanza elastica. Quindi procediamo per la lunghezza che desideriamo. Ho realizzato in tutto 50 giri. Arrivata quindi a questo punto, all'ultimo giro, per una questione mia sto cambiando colore, però potete proseguire ovviamente con lo stesso colore. Andrò a cambiare la situazione di lavoro, quindi non andrò a lavorare più in lungo, bensì andremo a lavorare per la parte della larghezza. E quindi prendo il filato nuovo, eccoci qui, e adesso devo iniziare a lavorare su questa parte. Quindi vado, per ogni giro che ho realizzato faccio una maglia bassa, quindi mi inserisco, nascondo questi fili che sono le codine e faccio una maglia bassa. Procedo, questo è l'altro giro, vedete? Quindi mi prendo un punto qui, inserisco il mio uncinetto, prendo e faccio la mia maglia bassa. Ancora, questo qua è l'altro giro, inserisco la maglia qui e faccio la mia maglia bassa. Nel frattempo sto nascondendo i fili. In questo modo la lavorazione passerà da lungo a corto e quindi potremo lavorare sulla parte appunto opposta. Dobbiamo fare tutto questo fino alla fine del giro. Se abbiamo fatto bene i conti, vi dovrete ritrovare con 50 maglie basse. Bene, arrivate alla fine del giro, questa è la situazione. Andiamo, facciamo una catenella e giriamo il nostro lavoro. Adesso andiamo a lavorare sempre a maglia a coste.
Quindi andiamo, prendiamo la catenella dietro e facciamo la maglia bassa, catenella dietro, facciamo la maglia bassa, come esattamente abbiamo fatto nei giri precedenti, quelli lì gialli. Dobbiamo procedere così facendo 8 giri, quindi si andrà a creare una lavorazione qui lungo la parte superiore di 8 giri. Quindi procediamo in questo modo e ci vediamo alla fine. Realizzati i nostri giri, questo qui è il risultato. A questo punto ci troviamo qui con il nostro uncinetto. Dobbiamo dividere questa lunghezza in 3 parti. Se sono 50 le maglie basse, andiamo a dividere per 3 e faremo in questo modo. Lasceremo 17 maglie di qua, 17 dall'altra parte e 16 centrali. Le 16 centrali saranno quelle che andremo a lavorare in lungo. Quindi per poterci spostare prendiamo il nostro uncinetto, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare 17 maglie bassissime. Quindi entriamo nella prima e andiamo a fare una maglia bassissima, nella seconda maglia bassissima, nella terza, 4, 5 e 17. Questa è la 17. A questo punto le prossime 16 maglie andrò a realizzarle come maglia bassa, quindi farò una catenella, mi sposto e realizzo una maglia bassa, mi sposto e realizzo una maglia bassa, ancora realizzo una maglia bassa fino ad arrivare a 16. Perfetto, realizzate le 16, dobbiamo girare il nostro lavoro, quindi queste le lasciamo, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo a maglia bassa, quindi andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, quindi non a coste, se volete potete farlo anche a coste, qualsiasi tipo di punto che voi vogliate, per semplicità faccio la maglia bassa, ancora maglia bassa, maglia bassa, finché non arrivo esattamente alla fine delle 16 maglie. Quindi una volta che sarò arrivata, vedete qui, perché queste erano le maglie bassissime, quindi le dobbiamo lasciare stare. Dobbiamo quindi procedere su questa lunghezza di 16 maglie per tantissimi giri, in modo da avere praticamente questa parte un po' più rialzata. Tutta questa parte dovrà coprire la parte sopra del nostro piede, quindi possiamo misurare e io vi dirò alla fine del giro, alla fine dei vari giri, quanti ne ho realizzati per appunto una specie di taglia unica. Quindi andrò a lavorare le mie 16 maglie avanti e indietro a maglia bassa o qualsiasi maglia che mi piaccia. Dopo aver realizzato 26 giri, questo qui è il risultato, vedete? A questo punto ci troviamo in questa situazione, dobbiamo fare e dobbiamo lavorare i nostri giri a maglia sempre a coste, l'andremo a lavorare sul perimetro, quindi dovremo andare da qui sulla lunghezza fin qui, per poi ritornare indietro, andare sulla parte superiore e rigirare tutto fino all'altro angolo. Quindi adesso noi prendiamo il nostro uncinetto e andiamo a prendere tutte le maglie laterali. Insomma, alla fine deve uscire la nostra scarpina, manca tutta questa parte, insomma, della nostra scarpina. Quindi siamo in questa situazione. Ci ritroviamo in questa situazione, procediamo e andiamo senza girare il lavoro direttamente sulla nostra sinistra. Quindi prendiamo il nostro primo giro, che è questo, facciamo una catenella, andiamo nel successivo, che è questo qui, prendiamo come al solito le due maglie così a caso e facciamo la nostra maglia bassa. Ancora procediamo, questo è l'altro giro, quindi andiamo a fare l'altra maglia bassa. Dobbiamo realizzare appunto una maglia bassa per ogni giro che abbiamo fatto prima, fino ad arrivare alla fine, cioè quest'angolo. Una volta che sono giunta sull'angolo, sarà semplice andare a prendere le maglie che sono proprio sulla parte del diritto. Quindi andrò a prendere la maglia successiva, che è questa,
e andrò a fare la mia maglia bassa. Procedo, la maglia è questa e faccio la maglia bassa. Procedo e faccio una maglia bassa. Se vogliamo possiamo anche iniziare a realizzare la nostra maglia a coste. Dipende come volete lavorare. Possiamo anche, una volta che ci troviamo in questa situazione, andare a prendere solamente la parte retro. In questo modo. Consiglio di realizzare una maglia a coste, se ci riesco, solamente per un motivo, perché è piuttosto elastica, quindi avete poi la possibilità di farle indossare a più persone questo tipo di scarpe. Se invece realizzate una maglia come questa, non è molto elastica, questa qui invece lo è abbastanza, quindi lo consiglio solo per questo motivo, però se voi non ci riuscite non è un problema, potete fare la maglia che conoscete meglio, quindi la maglia bassa classica basilare la potete fare. Come vedete sto continuando fino ad arrivare all'ultimo, così poi vi faccio vedere come giro. Quindi devo arrivare esattamente allo spigolo e poi mi devo fermare. Eccomi qua, questa è l'ultima maglia. Faccio la mia catenella e giro il lavoro. Procedo a maglia a coste, quindi inserendo l'uncinetto sempre dietro. Faccio le mie maglie basse per tutta la lunghezza che ho fatto adesso, quindi fino qui e anche fino qui, dove mi risulterà molto semplice. Una volta che sono arrivata qui, procedo da questa parte, che anche qui è molto molto semplice, e dopodiché devo andare a prendere invece le maglie sul laterale. Vedete, arrivata sull'angolo mi sarà semplicissimo continuare, perché già le mie maglie le ho realizzate, quindi procedo per tutta la lunghezza che ho fatto prima. In questo modo mi sarà molto più semplice, sempre a maglia a coste. Giunta sulla cima, come potete vedere, sarà anche qui molto semplice andare a realizzare la mia maglia a coste, quindi vado a girare il mio lavoro, mi ritrovo anche qui con le mie catenelle ben in vista, con le mie maglie ben in vista, quindi procedo la lavorazione. Vedete, sto procedendo in questo senso, in modo che non venga nessun tipo di spigolo. Queste saranno le 16 maglie che abbiamo lavorato in lunghezza. Arrivo all'altro angolo. Arrivata all'altro angolo, prendo le maglie e secondo i giri, quindi questo è il primo giro, vado a prendere la maglia e faccio una maglia bassa. Questo è l'altro giro, vado e faccio una maglia bassa. Se vi ricordate, abbiamo fatto 26 giri, quindi dovremo fare 26 maglie basse se i nostri conti sono perfettamente esatti. Quindi qua devo solamente prendere le maglie in senso opposto, quindi seconda del giro prendo la maglia bassa. Arrivata all'angolo, questo è l'angolo, andiamo a girare e a prendere, come abbiamo fatto l'altra volta, solo la parte retro della mia maglia, della mia catenella. In questo modo mi riallaccio al lavoro precedente. Sarà un po' noioso perché, vi ricordate, abbiamo fatto la maglia bassissima, quindi voi andate sempre a prendere quella dietro, in questo modo, della maglia bassissima, e vi ritroverete con il vostro lavoro pronto. Vedete, questo qua è il risultato. Bene, arrivata alla fine, questo è il risultato e abbiamo terminato. Facciamo una catenella e giriamo il nostro lavoro. Adesso sarà tutto semplicissimo, dobbiamo lavorare a coste per tantissimi tantissimi giri fino a terminare la nostra scarpetta. Quindi, come vedete, sto continuando a lavorare a costa e lo andrò a fare per tutto il perimetro. Questo qui è il perimetro che andrò a fare, quindi andrò di qua, poi salirò su, andrò a girare sulla parte superiore, vado a scendere, vado fino all'altro angolo e poi torno indietro. Facendo questa cosa andrò ad accrescere tutte le parti laterali di qua della mia scarpa e quindi andrò a terminarla. Vi dirò quanti giri ho fatto e poi andremo a chiuderla. Ho realizzato in tutto 18 giri, quindi questo è il risultato. Come vedete, la mia scarpina è terminata. La piegate sul lato. Adesso dobbiamo fare la cucitura sotto. La faremo con l'uncinetto, quindi
Se ho terminato qui il mio giro, vado a prendere la mia maglia e vado a prendere tutte e due le parti della mia scarpina, quindi inserisco dapprima qui e poi dall'altra parte e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. E mi sposto e vado a prendere una catenella da una parte e una catenella dall'altra, quindi quelle adiacenti, vado e chiudo con una maglia bassissima. Ancora prendo una catenella da questa parte, una dall'altra, e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ancora procedo una e una e vado a chiudere. Come avete capito, dobbiamo procedere così fino alla fine, in modo da chiudere tutto e da creare anche un tipo di cucitura che non darà nessun problema nel momento in cui le andate ad indossare. Arrivata in fondo, tiro il mio filo e vado a tagliare. Andrò a nascondere in secondo momento con l'ago, quindi di qua abbiamo finito. A questo punto dobbiamo chiudere la parte laterale. Questa la andremo a chiudere, se volete, con l'uncinetto, ma io mi trovo meglio con l'ago. E questa qui con l'uncinetto, perché ci sono già le maglie visibili che si vedono, quindi andiamo a chiudere. Inserito il mio ago, vado a chiudere questa parte a spina di pesce. Ops, ora vi spiego come si fa. Quindi vado a prendere da sotto a sopra la parte davanti, da sotto a sopra la parte dietro. Nel frattempo nascondo questo filo. Ancora da sotto a sopra la parte verso di me, da sotto a sopra la parte corrispondente. Ancora vado. In questo modo la mia cucitura sarà bella piatta. Ripeto, se volete lo potete fare all'uncinetto, però insomma verrà una cucitura meno piatta. Proseguo così fino alla fine. Arrivati qui, noi abbiamo cambiato colore, quindi andrò a cambiare colore anch'io, però se avete lo stesso colore potete procedere allo stesso modo. In questo caso vado a nascondere nella parte retro il mio filo per poi procedere con l'altro colore. Per la parte gialla procediamo con un nuovo filo. Inserisco da una parte, inserisco dall'altra, prendo il nuovo filo in questo modo e chiudo. Questi non li andiamo a nascondere perché comunque dobbiamo fare una maglia bassissima, quindi poi successivamente li andrò a nascondere dopo. Quindi procediamo come abbiamo fatto con la parte sotto. Vado a prendere una catenella da questa parte, quella più interna, una da questa parte, che è questa. Prendo e faccio la maglia bassissima. Eccomi qua. Ancora una catenella da questa parte. Questa è un po' più ostica perché erano le prime che facevamo e le abbiamo fatte molto strette. Eccomi, una catenella da questa parte. Non vi confondete, prendo il filo e chiudo con la maglia bassissima. Procedo ancora e effettuo tutta questa chiusura, quindi anche questa risulterà una chiusura piuttosto piatta. Una volta che sarò arrivata alla fine, andrò a nascondere i miei fili. Una volta terminato, questo qui è il risultato. Lo giriamo in questo modo, abbiamo le cuciture un po' meno spigolose e quindi la scarpina veste un pochino meglio. Allora, devo dire due cose. Se volete evitare questi spigoli 1 e 2 dovete fare delle diminuzioni, però devo dire che una volta che le andate a vestire non si notano nemmeno, quindi sul piede nemmeno si notano, e quindi io lascerei questo video veramente per le super principianti che non sanno fare le diminuzioni, altrimenti negli ultimi 3 giri fate 3 diminuzioni sia da questa parte che da questa parte. Altra cosa, potete aggiungere una fettuccina qui in modo da poterlo chiudere in qualche modo finché non vi possa cadere dalla gamba, però è abbastanza elastica, io in genere non li utilizzo. Se volete cambiare misura, quindi farle più grandi e più piccole, dovete iniziare da qui, quindi farle più piccole di maglie, meno giri,
E oppure più grandi se volete un piede più grande, però devo dire che questa è abbastanza larga, quindi se la vuoi mettere anche un piedone. E invece necessità eventualmente di una diminuzione se lo dovete fare per una bambina, quindi iniziate da qui, anche qui fate meno giri e di conseguenza verrà la scarpina un pochino più piccola, così, in questo modo. Bene, credo di aver detto tutto, la lavorazione è veramente molto molto semplice. Fatemi sapere come vi trovate, io vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao!